Prime impressioni sulla prova della nuova Yamaha R6 2017 qui da Almeria. Siamo nel box ancora allestito, qualcuno sta ancora girando come potete sentire. Che dire, Yamaha crede ancora in questo progetto 600 e ha ragione secondo me, perché la 600 rappresenta comunque lo step di crescita necessario per chi passa da una R3, che è la moto sportiva dei mercati emergenti che stanno crescendo, alla iconica R1 che è il punto d'arrivo. La Yamaha R6 ha subito diversi interventi, chi pensa che siano stati solo interventi di lifting, cambiando la carena e basta, si ricreda, perché gli interventi sono stati in realtà abbastanza consistenti. Più che altro sul motore, per rispettare l'Euro 4, la Yamaha adesso è l'unica ad offrire un 4 cilindri 600 sportivo che rientra in questa normativa, gli altri sono tutti Euro 3. Ma anche alla ciclistica. L'avantreno derivato dall'R1 porta cambiamenti alla guida, perché comunque la cosa positiva di questa R6, che non ha perso la sua proverbiale agilità, resta la 600 sicuramente più agile da guidare, ma ha guadagnato in maggior stabilità e maggior feeling quando si è alla massima piega, si ha più presenza di sterzo, quindi si ci fida di più, si frena più sotto, si entra più convinti in curva e in percorrenza si riesce a fare praticamente quello che si vuole. Molto bella la posizione di guida, anche se i semimanubri sono un po' più chiusi che in passato. Io sono un fan dei manubri aperti, quindi mi piacevano più quelli di prima, ma in questo caso non avendo un 1000 per le mani la differenza non è così abissale, e la frenata è migliorata. L'impianto dell'R1 con dischi maggiorati porta benefici, anche perché deve lavorare su una moto che è oggettivamente più leggera, 190 kg con il pieno di benzina. Capitolo motore in realtà sono due, perché abbiamo provato prima l'R6 con scarico standard, quindi il full Euro 4, e in questo caso si avverte che c'è un po' meno di potenza, qualche cavallino in meno, un po' meno di grinta agli alti, un po' meno di allungo, anche il passaggio dei cornetti ad altezza variabile è meno deciso che in passato, ma la moto resta comunque una moto molto convincente da guidare, con un grande allungo che ama i regimi elevati, li ha sempre amati, regimi che vanno da 10.000 ai 16.000 sono quelli migliori per far tirare fuori il meglio da questo 4 cilindri. Ma poi il capitolo 2 è quello della moto, diciamo, libera dagli orpelli omologativi, quindi full Akrapovic, carena racing, centralina IEC con mappatura e blipper in scalata. 10 kg in meno, 10 cavalli in più, una grandissima schiena rispetto al motore diciamo castrato dai regolamenti, e in quel caso il motore 600 Yamaha riesce veramente a dirci di che pasta è fatto, e vabbè, il cronometro non mente, 3 secondi in meno al giro e quasi 20 km all'ora in più con una marcia in più in fondo al rettilineo, la dicono tutta su come si può aumentare la performance facilmente di questo motore 600. Alla fine credo che credere nella cilindrata 600 sia una cosa positiva. Probabilmente adesso c'è un momento di stasi, il mercato sta cambiando, ma potrebbero anche ritornare, perché i mercati emergenti cresceranno e a loro torneranno a piacere queste moto, quindi probabilmente riusciremo a riguidarle, magari con cilindrate diverse, chissà, magari 7,5. La verità è che comunque guidare queste moto è veramente divertente. Siamo abituati e drogati dai cavalli delle 1000, qui all'inizio c'è da prenderci un po' la mano sulla iperagilità e sulla diciamo scarsa reattività del motore, ma la verità è che guidi una giornata, non ti stanchi, ti diverti, e quando sei veramente a posto di ciclistica riesci ad andare veramente forte. Anche se il progetto R6 forse è stato più di pancia che razionale, io lo condivido, perché per molte persone che amano andare in pista semplicemente per divertirsi e hanno bisogno di un mezzo che li metta a loro agio in ogni situazione, facendoli guidare veloci, le 600 sono ancora la scelta giusta.